nona edizione del Memorial Trofeo Giovanni Parisi, organizzato dall'associazione Box Voghera, capitanata dal presidente Franco Cenicola. Facciamo un applauso così sentiamo com'è l'ambiente. Molto bene, grazie, grazie. Stasera il programma è decisamente nutrito, ci saranno 8 match di dilettanti, un'esibizione per l'attività giovanile e il gran finale con il match clou dei professionisti. Allora io direi di iniziare chiamando sul quadrato i pugili che stasera faranno divertire il numeroso pubblico accorso qui al Palazzetto dello Sport. Cominciamo con Bobo Magrini della Box Voghera, Mattia Cipiti della Box Segrate, Alessandro Nicolae dell'Associazione Pugilistica Pavia, Filippo Ferri della Top Ring, Christian Chalev della Box Voghera, Daniele Vullo della Master Box, Matteo Boschio della Pro Evolution Fight, Ihor Zema della Master Box, Konstantin Jonuz della Box, Alessandro Minichino della Box Stradella, Sonia D'Agostino della Box Alessandria, Francesca Donati della Master Box, Carlo Zikovic della Box Voghera, Valerio Armani della SPS Pugilistica, un grande applauso a tutti i pugili che stasera daranno vita a questa splendida riunione per il nono Memorial Trofeo Giovanni Parisi. Ancora un grande applauso, un in bocca al lupo a tutti i ragazzi.
Vi ricordo che il commissario di riunione è il signor Amedeo Valle, il medico ufficiale è il dottor Luigi D'Intro. Presente anche la. Benvenuti e buonasera, siamo qui al palo oltre po' di Pavia. Senti? Senti l'audio? Senti. So dumb, it got killed, but bitch so thick she can't help that. Cause she living out the jet, got jet lag. Need a real boss, bitch, you can't help that. And her brain so dumb, we got killed, but yeah, flew in designer to the book bag. Told her needed them real good to look at. Put it so big, it got killed, but pull up in the dawn at the room, but don't okay. Ma avevamo un problemino tecnico. Forse riusciamo ad iniziare. Stavamo dicendo che il commissario di riunione è il signor Amedeo Valle, il medico è il dottor Luigi D'Introno, presente anche la Federazione Cronometristi Sezione di Pavia, rappresentata questa sera dal signor Walter Ferrari. Gli arbitri sono i signori Rozza, Di Marzo e Paolo. Quindi siamo pronti per il primo incontro della serata. Sono ragazzi di 14 anni della Schoolboy, chilogrammi 57. Questo match sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e 30 secondi sarà arbitrato dal signor Rozza. I'ma choose a bitch like a Rubik's. I'ma turn my boo to a movie. Gooch. I'ma put a bitch in a movie. Pony. Rockstar couple. Cher. Bono. Monster. My wife. Mooley. Y'all know. Pull up 10 bricks. I done it for a title. Yeah, I got her down in the Hamptons. A bitch with blue hair. I'm Mark Simpson. Pull up with a dropper and a fountain. Pick a ring. Sick. Got cancer. I was just selling dope on camera. Now I got my own shoe like the answer. Might pull up throw some money on a dancer. Had to tell my ear rings cause they dancing. Dance. Murder on a beat with the murder man. Ben Simmons shipping with the left hand. Stepping on the dope like a stepdad. Two turn dope, can't help that. Shitting on the head of no X-flat. Why so dumb, it got killed, but bitch so thick, she can't help that. Cause she living out the jet, got jet lag. Need a real boss, bitch, you can't help that. And her brain so dumb, we got killed, but yeah, flew in designer to the book bag. Told her needed them real good to look at. Booty so big, it got killed, but pull up in the dawn at the roof bag. Don't tell me that you love it, baby, flew that. Chain keep flicking and the gang keeps bigger. Come on, send a song for me to get on. Ain't nothing wrong, I used to plug for me to get on. $10,000 outfit, I got the shit on. DM in my whole
another nigga on the shit on realest. In it. I was on the block because I was suspended, niggas. Bitches. I ain't taking shots, I hope don't get offended. G550, this is not a rim, a new AP. Limited edition, still be in the trenches, still be toting pistols. I didn't win legit, I still can go and get them. What you cutting up, tongue for it, button up. Haters face crunched up, like I cut an onion up. Your rent paid for what I paid for the temp fake. Got the blocks in the day, yeah, done the camp base. Got the trap going up on a Wednesday. Samurai chopping up work like a sensei. Cause it's so safe, follow like Coldplay. They don't really know no nothing about the O-Ray. Trapping on my box, shaving me an OJ. Michael Jackson with the glove, and it, are you okay? Jack is in the hood, singing like the OJ. Dope so good, make your uncle sell the Blu-ray. Drop the top off the rolls like a toupee. Benvenuti, buonasera, siamo in diretta su Boxmania TV per il nono memorial dedicato a Giovanni Parisi. Serata fortemente voluta dall'SD Box Figuera. Vediamo, siamo al primo incontro. Vediamo posti Magrini, Bobo di Box Voghera contro Cipiti Mattia, Box Segrate. Buonasera a tutti. Ci tengo a salutare tutti i fan che ci seguono fin da adesso. Ringrazio Alessio Taverniti per farmi compagnia, il maestro della scuola di bugia Testudo. Ciao Federico. È un piacere stare al tuo fianco, perché così mi puoi guidare durante questa serata. Cercheremo di passarla insieme, raccontando un po' del pugilato che ci contraddistingue, no? Il pugilato dilettantistico, che oggi in televisione non è più visto, e Boxmania si sta attivando. E ovviamente abbiamo fatto un passo importante ieri raccontando il torneo Tazzi, il trofeo Tazzi. Oggi parliamo del Memorial Parisi, uno dei pezzi del nostro pugilato, giusto sì. Alessio? Oggi vedremo appunto 8 match dilettantistici a OB, per poi passare al match clou professionistico, che si disputerà sulla distanza delle 6 riprese, 3 minuti, tra Francesco Acquatullo e Davide Calì. Match professionistico che è tutto da guardare. Francesco cercherà di riavvicinarsi a un titolo italiano che gli è sfuggito spesso, ma in diverse categorie, sia nei super leggeri che nei leggeri. Quindi ora riparte pensando all'ombra di un grande mito della sua infanzia, che è Giovanni Parisi, e quindi illuminerà di nuovo Voghera con la box ricordando Giovanni Parisi. Sì, da dilettante ricordo anche che Acquatullo ha combattuto per la SD Box Voghera con il primo maestro Livio Locardo, maestro anche di Giovanni Parisi. Ovviamente vediamo sul ring i ragazzi della Box Voghera. Box Voghera contro Segrate Box. Cipiti contro Magrini. Vediamo un bellissimo match tra Schoolboy, che è la categoria dei pugili più giovani. 57 kg. Un contro molto acceso. Sicuramente abbiamo due pugili, un attaccante e uno un po' più tecnico attendista. Cercano tutte e due la distanza ravvicinata. Tuttavia Magrini è un po' più attento a giocare l'incontro, l'incrocio con i ganci. Vediamo adesso
Rosso, naturalmente per la box Voghera Alessandro Buratto, tecnico, e accompagnato all'angolo anche dal maestro Livio Locarno. Invece all'angolo blu vediamo Luca Mulas della Segrate Box. Nel frattempo ci accompagna anche la nostra musica, ci contraddistingue, ravviviamo un po' la serata. Vediamo, diciamo. Vediamo anche un bel pubblico che sta iniziando a riempire il palazzetto. Sicuramente in attesa del beniamino di casa. Siamo, ricordiamo che siamo al Palo Oltre Po di Voghera per il nono memorial di Giovanni, dedicato a Giovanni Parisi. Ricordiamolo, Giovanni Parisi, medaglia d'oro olimpica, campione italiano, ha vinto tutto quasi da dilettante, ha fatto una e anche da professionista, quindi ha fatto una carriera tra le più importanti che abbiamo in Italia. Un pezzo della nostra storia lo stiamo rivivendo questa sera su Boxmania TV, nuovo progetto che stiamo lanciando adesso e che vede aprire Boxmania a tutte le ASD lombarde e non, che ci vogliono dare la possibilità di far vedere il proprio pugilato. Che ne pensi di questa innovazione? Assolutamente. Stiamo migliorando un pochettino, dai. Non siamo a livello di DAZN Eurosport, ma... Ancora no. Vi promettiamo che nelle prossime manifestazioni ci saranno anche delle facce più belle della nostra. io prometto anche di avere un look un pochettino più aggiornato, magari. Attenzione perché Magrini è un po' in difficoltà, Cipidi sta accorciando le distanze, sta aggredendo il ring. Come infiamma questo match? Sono due talenti sicuramente di valore. Cipidi forse in questa ripresa appare un po' più smagliante, un po' più col piglio del ring. Arbitra l'incontro Eros Rozza. Bel sinistro di Magrini, bel sinistro, ha spiazzato un po' l'avversario che ha speso parecchio nella prima parte del match. Ottimo incontro, bella intensità, abbiamo risolto un po' i nostri problemi tecnici legati alla location che non ci ha dato tanto spazio, però per il momento abbiamo risolto tutto, quindi siamo presenti. Ottimo match, ottimo primo incontro, ve lo siete gustato un po', tra un po' passiamo... Ovviamente ora saliamo un po' sia di categoria che di esperienza, perché passeremo dagli Schoolboy agli Junior. Sì, Junior 63 kg. Quindi alziamo un po' il peso. Adesso vedremo il verdetto. Eros Rozza chiama i pugili al centro ring. Vedremo chi sarà il vincitore di questo primo incontro. Come poteva essere un pari giusto alla fine, perché hanno fatto tutte e due un buon pugilato. Non possiamo dire, accontenta tutti. No, il pareggio accontenta sempre tutti. Forse anche un po' di più il pugile di casa che quello di fuori casa, però ottimo incontro. Le categorie tra giovanili, schoolboy. Ci sta, hanno fatto un'ottima prestazione e secondo me questi ragazzini faranno parlare di loro più avanti nella loro carriera, quando si svilupperanno e magari arriveranno a traguardi più importanti. Adesso incontro Junior 63 kg, Nicola e Alessandro contro Filippo Ferri. E Filippo Ferri della Top Ring. Tu Alessandro sei più afferrato di me sul territorio, cosa pensi di questi ragazzi? Adesso vedremo sicuramente un match tra due pugili giovani, essendo Junior sarà sempre più librato e il ring darà parola. Il ring dà sempre il suo verdetto, no? O buono o cattivo che sia, no? È il bello del pugilato. Ricordiamo anche che a chi ci sta seguendo che domani faremo un'altra diretta, perché noi non ci stanchiamo mai. E non dormiamo mai perché dormire è fuori moda. Ricordalo. Dormire è fuori moda. Domani
domani a Cesano Maderno. In via Alessandro Manzoni 154. Esatto, ricordate, focalizzato in questo indirizzo. Organizzeremo insieme alla OP Gym, la scuola di pugilato testudo e la OP Gym. Ovviamente ci puoi dire anche quelli sono i pugili che saranno protagonisti. Sì. Match professionistici saranno affidati a Ilaria Scopece, a Joshua Momà e il match clou sarà Andrea Sito. Ottimo, ottimo, vedremo più match pro. Sì, e quindi ci saranno 6 match dilettantistici e 3 match professionistici. Ricordo che l'ingresso sarà totalmente gratuito e verrà offerto un buffet a fine serata. Quindi non solo ci divertiamo, non solo guardiamo le pubblicità e mangiamo anche gratis. Questa è la cosa più divertente di tutto. Ovviamente non per me, che io sarò in cabina di regia e mi faranno lavorare, quindi niente cibo, me lo porto da casa. Vediamo, no. I pugili sono quasi pronti per il secondo incontro. Vediamo. Sicuramente Nicolai è un po' più alto, quindi un allungo maggiore rispetto al suo avversario. Siamo pronti per il secondo combattimento. Sentire si sente. Cioè nel senso si sente la luce, si sente anche un po' sotto il campo. Vediamo Ciro Di Marzo che invita due pugili a centro ring per l'inizio, il saluto. Ultime raccomandazioni dai maestri. Vediamo all'angolo Gianni Girardi per la Pipavia e Spinelli per la Top Ring. Pugile della Pipavia Mancino. Lavora lungo col jab destro. Ostico combattere con Mancino, giusto Alessio? Mancino può essere una chiave importante in un match, soprattutto nelle fasi iniziali, perché è difficile entrare in un bello match. bello il diretto destro della Top Ring. E Ferri è attento, è entrato subito nel match, sì, nonostante la difficoltà di combattere con un Mancino. Sì, vediamo, sta prendendo ancora giustamente il tempo, la scherma pugilistica, toccare col pugno davanti per poi prendere, caricare il diretto che segue. Molto alti pugili per essere di 63 kg. Ottimo gancio sinistro a entrare. Però nessun colpo caricato, stanno usando la scherma, primo round. Molta fisicità per il pugile della Pavia. Fisicamente prestante. Vediamo ancora sicuramente il lavoro lungo, un allungo maggiore. Vediamo il lavoro lungo col jab. Però lo sanno, il lavoro lungo col jab lo stanno usando entrambi, sì, lo stanno usando bene. Quindi è molto difficile, quasi una partita a scacchi tra loro due. Vediamo se il match evolverà in una situazione. Scusate i rumori molesti, ma a volte capita essere in una riunione in un palazzetto dove ci sono. Vediamo ancora che il pugile della Pipavia porta Ferri all'angolo, ricordo. Finisce qui il primo round. Round in equilibrio. Sì, sicuramente una sostanziale parità tra i due pugili. Sì. Forse sono entrati un po' più di colpi puliti all'angolo blu. Più pulito all'angolo blu. Ma sono stati pochi solari. Una gestione del round ottima per entrambi i pugili. Come dicevamo prima, è difficile entrare in un match quando si affronta un Mancino, perché non si trova quasi mai un accoppiamento del genere. Eppure Ferri lo ha fatto subito bene, controllando bene la distanza, gestendo un avversario più alto di lui con una tecnica simile alla sua. Adesso vedremo se nella seconda ripresa. Ripresa, di nuovo il lavoro coi jab. Buono lavoro di rimessa del pugile dell'angolo rosso, Nicolai Alessandro della Pipavia. Adesso prende però un bel sinistro di incrocio.
Ferri ancora, ancora Ferri, Ferri col diretto destro. Attenzione, pugno dopo lo stop. Pugno dopo lo stop. L'arbitro invita a non scontrarsi con le teste, testa pericolosa. Ancora lavoro col jab per entrambi i pugili. Bello il diretto destro, bello. Arriva a segno. Di nuovo. È una partita a scacchi. Adesso. Anche il pugile, anche il pugile della top ring, angolo blu, cambia guardia. Forse per riuscire adesso a sorprendere l'avversario. Di nuovo Nicolai Alessandro prova l'attacco. Match che entra nel vivo subito, bello di nuovo, bello di nuovo, colpo bello. Pieno, ancora, ancora, l'arbitro richiama di non spingere, l'arbitro invita il pugile dell'angolo blu a non parlare, riparte l'incontro, ricordiamo siamo alla seconda ripresa, siamo al Memorial Parisi, organizzato dall'SD Box Voghera, qui al Palo Oltre Po di Voghera, nono Memorial dedicato a Giovanni Parisi, ex medaglia olimpica, ex campione del mondo. Ottimo, ancora ottimo incrocio per entrambi i pugili. Ottimo, Ferri sta facendo un ottimo lavoro di rimessa, attenzione, considerando che il suo avversario ha un allungo maggiore, è un mancino, sta cambiando guardie, sta lavorando bene con i diretti, l'incrocio col questo pugno round, davanti. Però, questo round però io lo assegnerei a Nicolai Alessandro. Dici per la mole di lavoro fatto, il lavoro più preciso. Io ti dico la verità, a me è piaciuto molto il lavoro pulito, quei colpi secchi precisi, però vedremo dopo. Sicuramente gli arbitri vedranno più lungo di me, attenzione, però sicuramente. Noi siamo qui solamente per accompagnare, purtroppo non è stato trovato di meglio. Noi volevamo prendere qualche bella donna che accompagnava l'evento, però non è disponibile al momento. Ricordiamo 8 match dilettantistici e il match clou professionistico, dove vedrà Acatullo contro Davide Calì. Ovviamente siamo al secondo match dilettantistico. Sì. E che ultimo round. Ultimo round. Terza e ultima ripresa. Parte di nuovo all'attacco l'angolo rosso. Nicolai Alessandro si avvicina. Ora il match entra nel vivo. Ultimo round. Ricordiamo che gli junior combattono sui 3 round da 2 minuti. Ottimo destro. Ottimo destro sempre a incrociare di Ferri. Ricordiamo che il nuovo canale Boxmania TV sarà disponibile con tutto il palinsesto dei match dilettantistici e professionistici. Certo. E soprattutto chiunque fosse interessato di a saperne nuovo, di nuovo, l'angolo blu porta 3 colpi a segno, colpi dritti che arrivano a segno, precisi. Pericoloso il lavoro con le teste da parte di Filippo Ferri. No, stavo ricordando a chiunque fosse interessato a questo servizio del palinsesto o vuole chiedere informazioni sulle date o sulle possibili, tra virgolette, servizi che noi possiamo offrire, basta mandare una mail a Boxmania. Esatto, e noi vi facciamo sapere la data e i prossimi avvenimenti. Cercheremo di lavorare a un calendario un po' più fitto di eventi. Naturalmente quando non organizzo io. Ovviamente quando non organizza Alessio, perché Alessio si è prenotato e ha detto che vuole tutti i suoi eventi su Boxmania. Tutti. Ovviamente si è bello il gancio destro, bello il gancio destro adesso di Ferri che arriva a segno. Si è accordato scomposti con me per non essere sempre io la voce che racconta questo sport. Ci manca Flaviano. Oggi, Flaviano. Però gli mandiamo un messaggio e speriamo che ci sia lui perché di nuovo bello ancora il sicuramente sinistro, è più elegante di me. Arriva a segno Nicolai Alessandro. Finisce questo secondo combattimento. Vedremo il verdetto.
a parer mio, angolo rosso. Federico, cosa pensi? Guarda, io onestamente ti dico la verità, io ho visto un po' più Ferri avanti, soprattutto per una questione di colpi un po' più puliti, però hai ragione tu dicendo che il Nicolai ha comunque tenuto il centro del ring. Vedremo quindi adesso. Bisogna vedremo valutare adesso. Molto il verdetto sta ai giudici. Centro ring per entrambi i pugili, vediamo il verdetto. Attenzione, eccoci al verdetto. Incontro pari. Anche questo match finisce in parità. Ci può stare. Perché la prima ripresa comunque l'avevamo dipinta pari, la seconda tu l'avevi dal rosso, io al blu, e al contrario la terza. Al contrario la terza, sì. Quindi ci poteva stare un incontro pari. Almeno non siamo stati così tanto sconfessati dal giudice come mi capita spesso di solito in queste cose. Vediamo. Giovanni Paolo, Ciro Di Marzo ed Eros Rozza compongono la squadra arbitrale di questa sera. Medico di riunione, professor Sturla, dottor Sturla, commissario di riunione a Mediovalle. Ovviamente ringraziamo anche la Box Voghera perché ci ha permesso di essere. Naturalmente. È stata una delle società che sta credendo nel progetto Box Mania TV. Quindi non l'unica perché c'è anche la tua, Alessio. Diciamo che Alessio è qui seduto con noi anche per raccontarci determinati retroscena, no? Sulle sue manifestazioni che saranno grande parte, diciamo, del nostro progetto televisivo, che ribadiamo troverà un volto migliore per la telecronaca. Esatto, un po' più frizzante. È un look migliore. Sì, diciamo che la tuta la prossima volta Alessio la abbandonerà e passerà al frac. No, sono troppo bello. È troppo bello col frac, poi... Partiamo col terzo incontro. Poi la regia si potrebbe innamorare di lui col frac, una cosa brutta. Ancora categoria junior, passiamo ora agli 80 kg all'angolo rosso. Chakayev Christian della Box Voghera contro Pullo Daniele della Master Box. Accompagnato all'angolo Chakayev Christian da Alessandro Buratto, angolo rosso. Adesso sta per entrare all'angolo blu Pullo Daniele, accompagnato dal tecnico, il maestro Eligio Calandrino. Scusate, un momento di pausa tecnica e torno subito. A volte la regia ci fa rompere la quarta parete, ma ce ne freghiamo, perché tanto alla fine. Partiamo. Arriverà qualcuno meglio. L'arbitro Giovanni Paolo fa le ultime raccomandazioni ai pugili, li invita a indossare il caschetto. Stiamo per partire. Terzo combattimento. Quindi 80 kg junior. Junior, 3 round. Da 2 minuti. Vediamo piano piano che la sala inizia a riempirsi fino ad arrivare al match clou. Si disputerà tra Acatullo e Calì. Adesso siamo al terzo match dilettantistico. Chakayev Christian contro Pullo Daniele. Sta per partire la prima ripresa. Chavalev, pugile di casa. Pugile di casa. 80 kg è un bel peso, ma si potrebbe trovare anche il colpo. Attenzione l'arbitro che invita a girare subito i colpi. Parte Pullo col gancio destro.
bello composto, volo Daniele, di nuovo, prova. Mani pesanti per Chakayev, che non gira i colpi. Molto più composto Vullo Daniele, che per il momento sta studiando l'avversario, sta attendendo. Vediamo come evolverà questo combattimento. Teste pericolose ancora. Bello il gancio sinistro di Vullo, che arriva a segno di nuovo. Questo qui si è sentito. È risposta. Invita di nuovo il pugile a girare i colpi. Il composto Vullo arriva al segno col diretto sinistro. Bello ancora. Risposta di Vullo, gancio sinistro, gancio destro, finisce qui la prima ripresa. Potremmo anche segnare parità. Qualche colpo pesante per Chakayev, qualche colpo preciso per Vullo, anche se è stato spesso richiamato dall'arbitro per, sì, per non girare, non i colpi, girare i colpi. Cosa molto scorretta, soprattutto che può provocare ferite al pugile. Ricordiamo che questo match è della qualifica juniores e combatteranno sui 3 round da 2 minuti. Ripartiamo con questo secondo round. Di nuovo vediamo il lavoro pesante di Chakayev sotto. Vullo più preciso. Arriva con colpi a segno. Forti bordate al corpo. Testa pericolosa. Di nuovo di Chakayev che avanza. Di nuovo diretto sinistro. Di Vullo arriva a segno. Gancio sinistro di Vullo. Prova col gancio sinistro, va a vuoto. Vullo sta mettendo più colpi, Vullo ha una maggior precisione. Chakayev maggior potenza. Di nuovo il gancio sinistro di Vullo che arriva a segno. Muove il busto e avanza. Vullo prova a portare i montanti al corpo. Lavoro importante per una categoria di peso degli 80 kg. Certo, ogni pugno può essere letale, sì. Anche se sono ragazzi giovani. Nuovo, l'arbitro divide, richiama Chakayev per la testa pericolosa. Bel lavoro ancora di Vullo. Vullo sta mettendo più preciso, più preciso, la seconda ripresa. Più colpi, più a segno, fa più composto, sta facendo più la box. Vedremo adesso. Vedremo adesso quello sul tecnico Alessandro Buratto.
Stiamo ascoltando l'angolo rosso della box Voghera con Murato che dà istruzioni al suo luce. Sì, appunto, essendo Murato che dà il suo luce di lavorare a forza. Ultime raccomandazioni sul pugile. Fuori secondi, seconds out, e si parte per la terza e ultima ripresa. Composto Bullo Daniele, prova col gancio sinistro, Chuck di maggior potenza, sta caricando ogni colpo, più composto Bullo, Chuck spinge l'avversario contro le corde, l'arbitro lo richiama naturalmente, ottima gestione da parte dell'arbitro, a volte è più difficile arbitrare un match tra pugili junior professionisti. Certo, perché stanno iniziando a capire i rudimenti di questo diretto sport. Diretto sinistro e gancio destro di Bullo che arriva a segno. Di nuovo col gancio destro Bullo. Prova di nuovo Chaka col montante destro. Montante destro e gancio sinistro che va a vuoto. Diretto sinistro di Bullo. Testa di nuovo, testa pericolosa di Chakayev. Finale di round. Manca poco. Bullo sta dando tutto negli ultimi 30 secondi. Vuole far capire che vuole vincere lui questo incontro. È stato più pulito, sì. È stato più preciso, sì. Ha dominato il centro del ring e ha portato i colpi più evidenti e più devastanti. Di nuovo gancio sinistro di Bullo, di nuovo si porta alla corta distanza. Adesso bello il montante destro di Chakayev. Finisce qui questo match. Parere mio, angolo blu. Premierei la maggior precisione di Bullo e la maggior compostezza tecnica del pugile della Master Box. Anche perché a questa età forse l'unica cosa che dobbiamo guardare è anche la tecnica. Naturalmente il pugilato premierei sempre la tecnica. Soprattutto da dilettanti, junior. Sempre. Pugilato e te. Poi ci vuole anche un pochettino di pazzia nel professionismo. Tante folle. Pugili. È una componente radicata nel pugilato. Pugili al centro. Chi è che è normale? Ai punti dice Cristian. Vittoria per l'angolo rosso. Ci lascia un po' sorpreso. Capita, può capitare che sbagliamo in pieno, ovviamente. Sì. Tu sei dell'angolo blu perché hai le cuffie blu, si sa. A quanto pare abbiamo un problema di. Bello della diretta, Federico. Sempre il bello della diretta. Se non c'è il bello, noi due non ci saremmo se non ci fosse il bello.
soprattutto io. Soprattutto lui, io sono bello dentro. È caduto un telefono, non importa niente, rompiamo la terza parete, quarta parete, quinta parete, distruggiamo tutto. Passiamo adesso al quarto match della serata. Quarto match della serata, categoria Youth. Ricordiamo che è la maggior categoria giovanile. Youth è 64 kg. 64 kg. Matteo Boschio della Pro Evolution Fight contro Zema Yoyo della Master Box. Ci stiamo sempre più avvicinando al match club. Facciamo un saluto al tecnico. Vieni Alessandro, vieni Alessandro. Vale, vieni tra noi Alessandro. Vieni qua. Buongiorno, buonasera a tutti. Guarda lì, siamo in diretta. Benvenuti a tutti. Alessandro Buratto, Alessandro Buratto della SD Box Voghera, società organizzatrice dell'evento. Nono Memorial dedicato a Giovanni Parisi. Alessandro, dici un po' come mai avete voluto dedicare tutta questa serata al vostro Giovanni Parisi e l'emozione di dedicarla al vostro pugile. Beh, innanzitutto Giovanni Parisi è quello che ha creato la storia della box Voghera. Non si può non ricordarlo perché è stato il maestro di tutti. Io sono l'ultimo della box Voghera che preparava guanti e mondiali titoli con Giovanni e mi ha insegnato quando sono arrivato in palestra a 12 anni che era meglio stare in palestra che in giro per la strada a fare il matto. E quindi diciamo che noi dobbiamo tutto a Giovanni e vogliamo ricordarlo perché lui aveva dei grandi principi, oltre che essere un grande atleta, era un grande uomo, era proprio uno che aiutava tutti fuori dalla palestra e ci insegnava anche a vivere, quando ce n'era bisogno ci tirava le orecchie e quando ce n'era tanto ci premiava. E siamo felici di portare questo nome. Ha insegnato a fare il matto dentro la palestra. Sempre. Ottimo Alessandro, ottimo. Vi ringrazio mille. Grazie a te. Grazie. Ciao Ale. Partiamo adesso col quarto incontro tra Matteo Boschi della Pro Evolution Fight, accompagnato all'angolo dal maestro Simone Galli e Gianni Birardi. Quarto combattimento, categoria Youth, 64 kg. Iniziamo a scaldarci un po', dai, stiamo alzando il livello di esperienza dei adesso, ragazzi. Naturalmente i match passano a 3 minuti, i round da 3 minuti. Pronti? L'arbitro Ciro Di Marzio invita i pugili per il primo gong. Prima ripresa. Bel lavoro del pugile della Master Box col diretto sinistro. Di sbarramento. Facciamo un saluto anche ad Antonio Perugino che è qui presente, che invitiamo qui. Vieni Antonio, dai. Vieni, dai. Vieni un secondo a fare un saluto. Ciao Antonio. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Guarda lì. E siamo qui con Antonio Perugino, direttore sportivo della SD Box Voghera, nonché grande amico di Giovanni Parisi, a cui è dedicato oggi questo memorial. Come vivi questo memorial per te? Ma onestamente, cioè, di solito non sempre molto bene, però stamattina ero molto contento, anche perché sto iniziando a seguire molto i ragazzi della palestra, mi fa molto piacere Bob, il più piccolo, anche gli altri, come Chris che ha combattuto poco fa, questo mi fa venire molti ricordi in mente con Giovanni, gli allenamenti, i ritiri che facevo con lui, quindi è molto emozionante il tutto, poi la palestra è una bella palestra, quindi i ragazzi sono fantastici e ci sta tutto. Ottimo, ti ringraziamo Antonio. Grazie Antonio. Buona visione a tutti. Grazie. Riprendiamo, torniamo al match, ricordiamo Matteo Boschi della Pro Evolution Fight contro Zema Yoyer della Master Box. Match già molto acceso per essere il primo round. Ottima agilità di gambe del pugile della Master Box. Andiamo anche
di nuovo diretto sinistro, ottimo lavoro d'uscita, angolo blu. Boschi che invece continua a cercare la corta distanza. Ovviamente deve superare a lungo, sì, superiore del suo avversario, quindi molto rapido. Belle schivate di Zema Joyer. Molto mobile sulle gambe. Sì. Gira l'avversario, mette quei colpi lunghi. Ottimo footwork. Come sei inglese, Federico? Ogni tanto ho studiato. Non sempre quanto voleva mio padre. Di gambe. Però ho studiato qualcosa. Ricordiamo che abbiamo la quinta elementare in due. Sì. Sì, il resto degli altri studi l'ho rubato, però sì. Ottimo. No. Diretto sinistro di nuovo. Molto rapido Zema Joyer. Leve lunghe con cui arriva a segno, lunga distanza. Bell'incontro a livello tecnico. Vediamo adesso Simone Galli, maestro della Pro Evolution Fight, che consiglia il suo pugile. Alessio, a te capita spesso di consigliare i pugili all'angolo. Come si può vincere un allungo così maggiore? Accorciando la distanza, tagliando la strada, provando a chiudere il pugile negli angoli. Naturalmente deve essere un lavoro geometrico. Quindi ci deve essere anche un ottimo... Pressando, molto pressing. Deve esserci molto pressing da parte dell'angolo rosso per chiudere un pugile così agile, così mobile come Zema Joyer della Masterbox. Sì, che sta mettendo in pratica un ottimo pugilato. Ottimo pugilato. Adesso... Adesso forse reduce dei consigli di Simone Galli. Forse ha ascoltato un po' anche ascoltato te. Non credo. Può essere che è sintonizzato con noi tramite il nostro canale YouTube, che ne sai. Quale? Boxmania TV? Boxmania TV? Non l'abbiamo forse detto? No, forse ancora l'abbiamo detto poco. Nel frattempo ci rubano i cavi perché non vogliono che usiamo il telefono. Niente, Alessio, non vogliono che usiamo il telefono, dicono che è poco professionale, però noi siamo poco professionali. Siamo poco professionali. Anche perché se volevano qualcuno di professionale non chiamavano noi. Infatti. Noi possiamo buttarla sul ridere. Ottimo lavoro ancora del pugile dell'angolo blu, che sguscia e porta colpi lunghi a segno. Mentre invece Boschi, bello il gancio destro di Boschi che arriva a segno, alto, alla tempia. È molto mobile il pugile della Masterbox, sta boxando bene nonostante una giovane età. Bello. Bel pugile, leve lunghe, gambe veloci. Vediamo come è bravo a uscire dal perimetro del ring. Confidenza col quadrato. A volte guardia bassa, quasi smargiasso. Però prende il gancio sinistro adesso di Boschi. Boschi più composto, più statico, più chiuso, prova la corta distanza, si avvicina. Sì. Ottime schivate anche lì, chiusa le corde. Di nuovo, bello il gancio destro, di nuovo Boschi si avvicina. Ottimo lavoro di Zema Joyer, sta lavorando bene alla distanza, addirittura molto sicuro di sé, si permette anche una guardia un po' più approssimativa. Sì. Bello ancora il gancio, è un ottimo pugile, un ottimo prospect,
magari in futuro ci regalerà qualche sorpresa. Pugili giovani, categoria youth. Un'età comprensiva tra i 16 e i 18 anni, giusto? Sì. Youth? Lo conferma da Alessio, che è più informato di me sulle categorie giovanili. 13-14 la categoria schoolboy, 15-16 junior e 16-18 17-18 poi abbiamo i senior e gli elite una volta di esperienza. Gennaio cambieranno ancora le categorie? Sì, ha detto. Si parlava di un'abolizione dei senior. Verranno limitati la categoria di senior come nel resto d'Europa? Anzi, in realtà nel resto d'Europa la categoria senior non esiste neanche. Quindi saranno senza caschetto dopo i 18 anni, giusto? Dopo, senza casco dopo i 18 anni, con una limitazione di match. Adesso vedremo cosa faranno, se faranno 0-15 match con il casco e dal 15esimo match in su senza casco, o porteranno il limite a 10 match, o come nel resto d'Europa 5 match. Sarà interessante capire i risvolti di questa cosa. A parer mio drammatici. Dici, inutile esporre il pugile ai danni all'inizio. Sì, 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 sì. Meglio soprattutto aspettare. Soprattutto per una questione numerica. Ancora ottimo lavoro di Zeman con i colpi dritti, colpi lunghi dritti. Adesso Boschi prova a accorciare la distanza, arriva a segno con colpi sotto. Buon lavoro col montante destro. Zeman di nuovo sfugge in uscita e rientra con due colpi veloci. Ottimo lavoro con le leve lunghe. Di nuovo Zema in vita, Boschi si avvicina, accorcia la distanza. Di nuovo jab sinistro, jab sinistro. Prova di nuovo gancio sinistro. Abbiamo un pugile mobile e uno che insegue. Sì. Bello questo confronto di stili, vediamo. Come prova col gancio? In questo confronto esalta entrambi. Sì, con un pugile sì, molto mobile che trova un pugile che lo pressa, che sa accorciare la distanza. Bello di nuovo il diretto destro di Zema che arriva a segno. Vedremo come verrà giudicato questo combattimento. Ottimo, ottimi due pugni, eh? Ottimi due pugni di Boschio. Testa pericolosa di nuovo. Sicuramente abbiamo iniziato questa serata e stiamo andando in crescendo, se mi passi il termine, perché stiamo vedendo dei pugni sempre più esperti che stanno comunque dimostrando sempre di più. Dopo la categoria youth passeremo alla categoria senior. Poi un intermezzo femminile con l'elite donna. Di nuovo vediamo il gancio destro. Pugili che vengono richiamati dall'arbitro per staccarsi. Di nuovo Zema Joyer invita il pugile ad avvicinarsi e ad accorciare la distanza. Oh. Bello! Bello il gancio sinistro di Boschio. Che fa arretrare un po' l'avversario. Oh. Ottimo. Manda vuoto Zema Joyer. E invita di nuovo. Adesso Zema Joyer forse è sicuro. Zema Joyer sicuro di sé. Sicuro anche dalla sicuro vittoria. Sicuro di sé, sì. Arriva a segno di nuovo con due colpi. E a parer mio si aggiudica questo combattimento. Sì, sì. Vedremo. Sì, sì, sì. Ha dimostrato vedremo una tecnica, se i giudici. Una tecnica superiore, una mobilità superiore, una precisione, secondo me. Superiore. Superiore, non è per essere ripetitivi. Oh. Però. Ho provato a indovinarlo. Vabbè, ma te l'ho servito anche su un piatto d'argento perché. Invitiamo adesso Johnny Cogasso, medaglia d'argento ai campionati italiani, elite, assoluti, categoria dei 91 kg. Ciao Johnny, guarda lì la telecamera. Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Come sono andati questi campionati? Ti ritieni soddisfatto? Ah, sono soddisfatto a metà, perché comunque in argento è un risultato importante, però l'obiettivo era quello di vincere, però purtroppo non è andata come speravamo. Comunque l'avversario è un grande atleta, Simone Fiori, 4 volte campione italiano, quindi da quel lato possiamo consolarci, no? Ci riproveremo l'anno prossimo sicuramente. Ottimo, ricordiamo che Jonathan Cogasso ha affrontato Simone Fiori delle Fiamme Oro in finale ai campionati di Pescara. Va bene, ti ringraziamo Gianni. Ciao Gianni. Nel frattempo ha vinto Zé Maior. Eh beh. Abbiamo indovinato questo. Ogni tanto. Non ti ripulisco le scommesse. Esatto. C'erano scommesse interne su quante ne indovinavamo. Sempre. E soprattutto c'erano delle scommesse interne su quante ne avrei sbagliate io questa sera. Diciamo che più di 4 non torno a casa, meno di 3 non mangio stasera. Quindi giustamente c'è una giusta quota, ecco. Passiamo adesso alla categoria senior. 72 pugili, kg. Pugili maggiorenni. Ma non col punteggio necessario per combattere senza casco. Categoria dei 75 kg, anche se vediamo scritto sul programma 72. Possibilmente è un catch weight, come si usano nei professionisti. Diciamo che sono accordi interni. Esatto, dai. Passa, per una volta abbiamo voluto fare gli internazionali con i dilettanti. Adesso. Perché bloccare questo sviluppo? Questa tua vena inglese. Esatto. Che poi lo dico anche sbagliato, quindi a casa mi correggerà. Adesso invito Federico a leggere il nome del pugile dell'angolo rosso. Esatto. Io, all'angolo rosso, accompagnato da Alessandro Buratto della SD Box Voghera. Io chiamerò Costantin. Costantin, giusto? No. Costantin. Jonuz. Lo chiameremo Jonuz. Angolo rosso, SD Box Voghera, contro? Contro Alessandro Minichino. Della Box Saradella. Perché giustamente Alessandro Buratto negli accoppiamenti ci ha anche facilitato il lavoro con i nostri naturalmente. Bello, adesso no? I pugili senior. No, alla fine dov'è la parte divertente di questa telecronaca se non improvvisare a dire il i nomi? Del vivo, esatto. Non abbiamo neanche letto il programma. Esatto, ce l'hanno dato 5 minuti fa. Fantastico. Ma per dirvi, figuratevi se vi affidate a noi e ci fate anche preparare prima. Guardate cosa esce. Naturalmente. E se ci prepariamo abbastanza prima, vedete che non ci siamo neanche noi due, direi. Addirittura. Ricordiamo che se qualcuno vuole richiedere lo spazio su Box Media TV, che è aperto a tutti, basta mandare una mail, giusto? A te. Alla redazione. Io non le leggo. Io non so leggere, quindi alla Bravo, fine. Infatti. Passiamo adesso al quinto combattimento della serata. Jonuz Costantin della Box Voghera contro Alessandro Minichino della Box Stradella. Prima ripresa. Giovanni Paolo invita i pugili. Ripresa da 3 minuti. 3 minuti, 3 round a 3 minuti. Iniziamo a fare sul serio, attenzione, eh? Anche gli youth combattono sui 3 minuti. Iniziamo a fare sul serio perché stiamo aumentando l'amore dell'esperienza. No? Ti correggo, Federico. No. Ci può essere uno youth da 50 match e un senior da 3 match. Giusto? Giusto. Mi hai beccato. Hai beccato il mio scarso interesse sui dilettanti, però. Stasera non mangi. Non mangio, ragazzi. Vediamo il gancio destro di Minichino, portato con molta potenza, schivato abilmente da Jonuz. Nel frattempo mi fanno paura dalla regia che ci cambiano cose senza che neanche noi sappiamo cosa sono. Un giorno vi sveleremo chi c'è dietro la nostra regia, un giorno. E capiremo il perché ha fatto i capelli biondi. Esatto.
un po' biondi e un po' neri. Qui andiamo ancora. La serietà della regia non è a pieno comunque. Diretto destro. Vediamo ancora. Pugile Mancino. Cambia guardia. La fase è un po' statica per il momento. Sì. Di studio. Più composto, più pulito. Jonuz Konstantin della Box Voghera. Che arriva a segno sempre col jab sinistro. Entrambi combattono fuori dal lungo dei rispettivi avversari. Cambia guardia, testa pericolosa per il pugile dell'angolo blu. Ricordiamo che il match clou sarà dedicato in memoria di Giovanni Parisi. Inciampa il pugile dell'angolo blu, inciampa. Non è un conteggio. Ricordiamo che l'ultimo match sarà tra Acatullo e Calì. Match clou del nono Memorial Giovanni Parisi. Francesco Acatullo, boxing team 1000 Coulure, contro Davide Calì di Pugni e Pupe, sui 6 round da 3 minuti. Categoria super leggeri 63 e 500 kg. Tornando al match, ancora non entra nel vivo questa prima ripresa tra Konstantin della Box Voghera e Minichino Alessandro della Box Stradella. Più composto il pugile del Box Voghera. Finisce qui il primo round. Sostanziale equilibrio. Qualcosina in più per il pugile della Box Voghera. Sì, forse qualche diretto più sinistro. Più compostezza con i colpi dritti. Non si sbaglia mai essere composti a privilegiare i colpi dritti. I colpi dritti, Federico, sono l'arma migliore che può avere un pugile. Questa è la chiamiamo la prima lezione della serata di Alessio Taverniti. I colpi dritti, sempre. Esatto. Ragazzi, voi che siete a casa, stai lontano, metti i colpi a segno. Se hai una buona precisione, fanno male e ti mantengono lontano dall'avversario. Questa la chiamerò la prima lezione di Alessandro Taverniti a Voghera. Alessio, scusatemi, ma purtroppo sto bevendo solo acqua. Questo mi limita. Partiamo con la seconda ripresa. Di nuovo, vediamo. Jab sinistro per Konstantin. Testa pericolosa ancora per il pugile dell'angolo blu. L'arbitro invita Konstantin a non trattenere. Sicuramente Konstantin sta utilizzando tra virgolette la tattica dei colpi dritti per tenere lontano l'avversario, le braccia un po' più lunghe, gestisce il centro del ring. Tuttavia ancora Minichino non ha trovato il colpo decisivo, ora viene richiamato dall'arbitro a girare i colpi. Sì. Era partito con un gancio molto largo. Konstantin sta utilizzando il sinistro come sbarramento e il destro per fermare l'avversario. Attenzione. Anche qui una punta dell'arbitro per non girare. Ha fatto una piruetta su se stesso Konstantin. Interessante. Ottimo ancora il jab sinistro di Konstantin. Sì, che sicuramente l'arma vincente per questo combattimento. Sì, perché di nuovo diretto destro di Konstantin. Vedi accusare Minichino. Minichino sta cambia sta, guardia Konstantin. Sta subendo la gestione di Konstantin. Attenzione, appare un po' in difficoltà Minichino. Sì. Sia per la guardia sia per questi colpi dritti che trovano sempre il bersaglio. Non sa come arginare la situazione. Sì. Ottimo destro anche qui.
ti faccio un'altra una domanda più a te come tecnico. Quanto è difficile cambiare guardie durante un incontro? Dipende dalla mobilità, dall'agilità, dalla sicurezza del pugile, naturalmente anche dalle capacità. Combattere in tutte e due le guardie vuol dire cambiare gli assi, quindi lavorare in due modi totalmente opposti. Non puoi lavorare da mancino come se fossi destro. La precisione dei colpi, le traiettorie, le dinamiche del combattimento si basano sulle gambe. E quanto è importante imparare a farli tutte e due, qualora hai le capacità per farlo, attenzione. Dipende anche dal proprio stile di pugilato, dipende da tanti fattori. Una volta che sei qui mi diletto a farti delle domande abbastanza tecniche, anche per così impariamo anche qualcosa. La telecronaca. No, anche perché magari le persone che ci stanno seguendo, che magari sono agli inizi, possono anche capire qualcosa o approcciarsi a questo mondo in maniera diversa. Finisce qui questa seconda ripresa. Secondo me Konstantin un po' più in vantaggio. Netto vantaggio, direi. Netto vantaggio, darei un bel 10-9 primo round, 10-9 secondo round per Konstantin. Sì. Sta gestendo. Ricordiamo che nella pausa, dopo il quinto combattimento, cioè dopo ci questo sarà... combattimento. No, dopo questo sì, ci sarà un'attività giovanile dedicata al pugile. Cioè sono delle esibizioni, giusto Alessio? Sì. Ragazzi che hanno 11 anni, giusto? Alessio ci abbandona per il momento perché dovrà seguire uno dei ragazzi della giovanile che seguirà al seguito di questo match. Intanto ci godiamo l'ultima ripresa tra Konstantin e Minichino. Ricordiamo, categoria senior 75 kg. Konstantin sta cambiando più volte guardia, sta gestendo l'incontro con i colpi dritti, sta lavorando bene. Sta gestendo l'incontro avanti sui nostri personalissimi cartellini. E sta lavorando bene, sta gestendo il centro del ring. Minichino non sta trovando la misura giusta per trovare un'offensiva. Sta subendo un po' troppo, colpi che a nostro avviso sta sentendo col passare del tempo. Prova a caricare qualche colpo largo. Tuttavia nessun problema per Konstantin, il pugile di casa che sta gestendo l'incontro e sta gestendo il suo avversario. Un'ottima prova per Konstantin che sta lavorando bene, sta gestendo l'incontro, ora prende un gancio fortuito ma replica subito coi colpi dritti. Interessante la facilità con cui questo pugile di casa riesca a cambiare guardia e a gestire l'incontro con tranquillità. Sicuramente Minichino ha le sue colpe, non avendo trovato una chiave per l'incontro, ha trovato solamente qualche colpo sporadico senza nessuna precisione. Konstantin ha gestito l'incontro come dovrebbe fare un pugile di casa, come dovrebbe fare un pugile che vuole vincere un incontro. Qui l'arbitro redarguisce l'angolo blu per aver abbassato un po' troppo la testa, mentre Konstantin continua il suo lavoro con i colpi dritti. Nel frattempo ogni tanto la regia mi disturba solamente per dei divertenti selfie, perché qui le persone lavorano e qualcuno fa i selfie.
stiamo divertendo, ragazzi. Questo per me non è un lavoro, in realtà è un divertimento assoluto. Perché voi non assistete a delle scene impagabili che sto guardando io alle mie spalle. Comunque finisce qui l'incontro. Un applauso del pubblico che si è divertito a questo match, a questa contesa. I due pugili si abbracciano al centro del ring e tornano ai rispettivi angoli in attesa che l'arbitro annunci. E come avevamo pronosticato, vince il pugile di casa Konstantin Jonic. E spero non me ne voglia che la pronuncia non è corretta come dovrebbe, ma ottimo, ottimo pugilato. Ha vinto con merito questo incontro e avrà sicuramente il suo bel da fare da domani in palestra per migliorare questa sua prestazione. Adesso, come vi dicevamo, una piccola pausa che ci prendiamo anche noi e sul ring i ragazzini della prepugilistica che faranno un'esibizione e si divertiranno tra loro. Ragazzini che si stanno approcciando a questo sport e noi di Boxmania non possiamo che essere felici di questa cosa, perché questo progetto nasce per divulgare il pugilato. Che questi ragazzini abbiano così tanta voglia di farlo è una bella cosa. Ora ci prendiamo una pausa, acqua e caffè anche noi e ritorniamo al termine di questa interessante esibizione. Ok, allora facciamo allora un grande applauso ancora cumulativo a tutti i ragazzi dell'associazione Box Roghera. Ed ora chiamo lei sul quadrato il signor Gianluca Mulas, che è componente della commissione tecnica nazionale per quanto riguarda l'attività giovanile School Boys. Eccolo qua che sale, accolto dai vostri applausi,
è un lavoro importantissimo quello che gli istruttori e gli insegnanti fanno con i ragazzini. Vi ricordo che ci sono presenti anche qui sul palazzetto, non so se possono anche salire sul ring, due piccoli campioncini. Stiamo parlando di Christian Bullas, 14 anni, che è vice campione nazionale dell'anno 2018, e anche di Tommaso Bullas, di soli 9 anni, oro nel 2016 al trofeo CONI e bronzo 2017 alla Coppa Italia. Eccoli qua, guardate che bravi, loro sono già dei piccoli campioni, Christian e Tommaso. Chiamerei gli altri due ragazzi della School Boys, sono debuttanti, faranno due riprese da un minuto, è corretto? No? Così? Ok, va bene. Stiamo parlando di James Lucchese della Box Voghera e di Mattia Chirichelli della Scuola Testudo. L'attività giovanile va dai 6 anni ai 13, quindi è una fascia di età molto delicata e importante, dove i ragazzi sviluppano soprattutto le loro capacità motorie, un po' imparano a prendere le varie tecniche dell'attività pugilistica. Oh,
molto importante per questi due ragazzi e quindi hanno bisogno del vostro sostegno, del vostro entusiasmo, essendo il loro debutto ufficiale. Fuori secondi. Ok, ancora un minuto di esibizione per questi ragazzi che saranno debuttanti il prossimo anno della School Boys. Thank you.